Registrazione avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 10 giugno 2021, sono le 9:38. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione sul sito del Comune di Palermo. Invito la segreteria a chiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Presenta. Consigliere Buonpasso. Consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero, Presente. consigliere Buonpasso, Io sono presente. vicepresidente Schiera, consigliere Presente. Sinopoli, Presente. consigliere Tuzzolino, Presente. 10 presenti, nessuno assente. L'esito dell'appello da presenti 10, quindi tutti presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori, il consigliere Dentici, consigliere Lupo, consigliere Buonpasso. Abbiamo verbale di ieri. Sì, è pronto il verbale di ieri, lo condividi al video. Verbale numero 100 della seduta del 9 giugno 2021. L'anno 2021, il giorno 9 del mese di giugno, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi delle circolari numero 1811 dell'Assessorato delle Autonomie Locali Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio Comunale di Palermo per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avvisi mail del 28 maggio 2021, ai sensi delle vigenti normative statutarie regolamentari. Il luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione si rinvia alla Regione Siciliana numero 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera di webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada. Assiste in qualità di segretario il dottore Marco Cognaro, titolare di PIO, coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dell'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, Lupo, Ruggero, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 8. Assenti Di Vincenti e Schiera. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, all'ora 9:39 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Buonpasso, Lupo e Sinopoli. Il segretario, su invito del presidente, condivide a video e lettura del verbale numero 99 dell'8 giugno 2021. All'ora 9:42 entra il vicepresidente Schiera. Il presidente procede con una breve sintesi sui lavori presso la sede circoscrizionale e chiede al segretario di aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori. SMG ha definito il suo intervento, auspicando che al più presto si possano riaprire gli uffici. Il segretario informa il suo lavoro in esecuzione e le verificità che man mano si sono presentate. MG ha definito l'intervento della parte elettrica e si resta in attesa dell'intervento del cantiere comunale per l'attivazione delle elettropompe. Il presidente invita il segretario ad inviare sollecito scritto per il completamento dei lavori. Informa il Consiglio che il dottor Brocato ieri ha inviato una nota in merito al funzionamento delle commissioni permanenti di quell'articolo 35 del regolamento per il decentramento ed invita il segretario a darne lettura. Il segretario condivide a video e da lettura della nota protocollo 71-91-84 dell'8 giugno 2021. Il Presidente dissente da quanto comunicato con la nota e non ritiene congrue le conclusioni del dirigente che impongono la modifica della composizione delle commissioni appena formate, pena la possibilità di non ritenere valide le sedute e non pagare i gettoni di presenza ai consiglieri, vanificando il loro lavoro. Terminate le proprie considerazioni, propone un approfondimento ed invito i consiglieri ad intervenire. Tuzzolino informa di aver avuto problemi di connessione e di non aver potuto ascoltare l'intervento del presidente. Ruggero concorda sulla proposta del presidente di procedere con un ulteriore approfondimento di quanto riportato nella nota del dottore Brocato, e annuncia che nei prossimi giorni il gruppo misto si riunirà per discutere sull'argomento. Tuzzolino chiede maggiori delucidazioni sul contenuto della nota. Il presidente chiarisce il contenuto della nota al consigliere Tuzzolino, evidenziando che in base al numero di appartenenti ai vari gruppi politici si dovrebbero rimodulare le composizioni delle commissioni permanenti.
Tuzzolini, ascoltato il Presidente, ha fatto le sue considerazioni in merito, ritiene necessario approfondire la questione. Il Presidente invita il Segretario a voler fornire la sua opinione in merito. Il Segretario, in considerazione degli aspetti prettamente tecnici e di alcuni punti anche a lui non chiari, prima di esprimersi ritiene opportuno confrontarsi col proprio dirigente. Sinopoli concorda con la dichiarazione del collega Ruggero del gruppo Misto e conferma che a giorno il gruppo si riunirà per approfondire la questione che definisce un'esagerazione. Il Presidente ribadisce di non condividere quanto riportato nella nota, ritiene che vada in controtendenza con quanto stabilito nel regolamento e che ci sia la necessità di approfondire la questione. Tuzzolino chiede se le stesse misure sono da adottare per le commissioni speciali. Il Presidente risponde di no in quanto rispecchiano le proporzioni politiche. Sinopoli, in considerazione che Palermo, a fine Covid-19, passerà presto in zona bianca, chiede intervento di pulizia di serbe e quant'altro necessario per la villetta di via Rosina Anselmi. Anselmi con la S. Come? Anselmi con la S. Anselmi. Così da consentirne la fruizione da parte dei cittadini. Il Presidente risponde che oggi incontrerà l'assessore Marini e la dottoressa di Trapani e l'informerà della problematica. Sinopoli ricorda le numerose richieste di incontrare i vertici di Villa Giardini rimaste finora in evase. Lupo comunica che oggi sono iniziati i lavori di pulizia e di serbo delle aiuole di Piazza Pagliarelli. Il Presidente ricorda, per chi volesse partecipare, che alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione dello spazio verde riqualificato di Villa Regione Siciliana, angolo via Mulet. Il Presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10.17 dichiara chiusa la seduta, dando appuntamento a domani alle 9.30. La firma del segretario, il dottor Marco Conigliaro, del Presidente, con Carla Silvio. Ok. Grazie dottore Conigliaro, la consueta relazione sui lavori in circoscrizione, dottore Conigliaro. La ditta ha finito la pulizia della cisterna ieri e attendevamo l'erogazione dell'acqua da parte dell'acquedotto che ha giorni alterno. Questa mattina l'acqua è arrivata, quindi la cisterna si sta riempendo e proprio qualche minuto fa, prima che iniziasse il consiglio, è arrivato un operaio del cantiere per riattivare le pompe. Quindi effettuato oggi l'intervento del cantiere, se tutto va bene domani mattina possiamo riaprire. Presidente, questo non lo so, perché c'è sempre il problema dello scarico che perde. Lo scarico alla fine, se non incide nella operatività e non inquina la cisterna, alla fine è un problema che si può risolvere anche successivamente. Io non so se questo scarico si riferisce soltanto a due bagni che ho detto di non utilizzare, oppure confluiscono tutti i bagni. Se dovessero confluire tutti i bagni e continuano a perdere i liquami, si trova proprio vicino alla cisterna. Non l'ho detto io, ma l'hanno scritto gli operai del cantiere, che c'è il rischio di contaminazione dell'acqua della cisterna. Ma il cantiere lo può risolvere il problema? O deve intervenire? Non lo so, ripeto, poco prima che iniziasse, un minuto prima che iniziasse il consiglio, c'era l'operaio. Per cui non ho notizie di quello che sta andando a fare. Quando finirà il consiglio andrò in ufficio e vedrò a che punto è. Però poi devo parlare con il dottore Brucato. Lui vorrebbe riaprire pure domani, me l'ha detto. Però ci sono i colleghi che chiedono prima la pulizia, perché i locali non sono puliti da diversi giorni. Questo mi sembra pure giusto. E poi il problema dello scarico. Vediamo appena finisce il consiglio, ci vado e ci andiamo aggiornando in tempo reale. Però volevo chiedere, appunto, visto e considerato che siamo chiusi oramai dal 28 maggio, quindi oltre quasi 15 giorni. Volevo addirittura chiedere dal 26
dal 26, quindi oltre 15 giorni. Volevo chiedere se al momento in cui riapriamo c'è la possibilità, anche diciamo mettendo il personale in straordinario, se c'è la possibilità di aprire negli orari pomeridiani per cercare di smaltire tutto l'arretrato che si è venuto ad accumulare. Io so che la dottoressa Arena aveva dato il suo consenso, quindi lo possiamo verificare, così eventualmente si chiamano gli utenti che aspettano già da oltre 15 giorni. Presidente, posso, diamo il dottore, posso chiedere ai colleghi dello sportello se sono intenzionati a fare lo straordinario, perché non li possiamo obbligare sempre su... No, ma a quanto pare sì, a quanto pare sì, sì. Infatti sicuramente lo vorranno fare, però devo sempre chiederglielo, perché potrebbero anche... Perché sarebbe una cosa importante, sarebbe una cosa importante. Sì, casomai possiamo anche fare venire qualcuno da Bocca di Falco a lavorare a Mezzo Monreale. Se non lo vogliono fare, facciamo venire qualcuno da fuori. Sì, 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 va bene. Questo, se ci sono... Se ci sono le somme disponibili per lo straordinario, sicuramente si potrà fare. A quanto pare l'Arena aveva dato disponibilità. Sì, okay, dicevo, le somme sono del capoaria. Sicuramente si potrà fare. Vabbè. Allora, consigliere Ruggero, prego. Sì, Presidente, dicevo che oltre alle prenotazioni, più una sorta di open day per qualche giorno, perché il problema non sarà solo ricontattare, il problema ci saranno persone che comunque impossibilitate negli ultimi giorni, comunque con le tempistiche che attualmente ci sono, diciamo che un po' di difficoltà le hanno create, ma il problema non è solo la carta d'identità, ma anche il semplice certificato. Quindi, quantomeno su questo, avere tolleranza da questo punto di vista. Cioè, nel senso che dopo questo stop non avrebbe senso una persona che deve ricominciare ad oggi a riprenotare per fare un certificato di residenza o di nascita che sia. Vediamo intanto quando riapriremo, e poi ovviamente si organizzano i servizi, vediamo un attimino anche la disponibilità degli operatori, quanti sono, effettivamente sarebbe il caso, diciamo, di lavorare diciamo, a ritmo continuo per cercare di smaltire un po' di arretrato che si è venuto ad accumulare, anche per smaltire tutti i cambi di residenza che sono stati bloccati anche per questo motivo. Va bene, e allora scusi, posso intervenire sull'argomento? Sì, ma cosa è un'esigenza particolare? Stamattina mi chiama un utente che ha necessità di ritirare il pass per l'accesso negli ospedali e cose varie per la madre che è portatrice di handicap, e ovviamente era su tutte le furie, perché da una settimana va e viene alla circoscrizione e non può ritirare questo pass. In questi casi c'è possibilità che c'è qualcuno in ufficio, non lo so, chiedo anche al dottor Conigliaro se è possibile un intervento straordinario di qualcuno che prende sto passo e glielo dà. No, consigliere Tuzzolino, non posso far andare le persone in ufficio perché ci sono problemi igienici, quindi sì, però io capisco tutte cose, le esigenze, le cose particolari che sta subendo, però ci sono dei casi in cui l'amministrazione si deve mettere sotto sopra per risolverli. Ora mettetevi nei panni di questa persona che non lo fanno entrare nell'ospedale perché non ha il passi, perché alla circoscrizione c'è l'acqua che non funziona. Voglio dire, credo che ci siano delle situazioni di emergenza che vanno affrontate. Non lo so. Se tutto va bene si dovrebbe risolvere oggi il problema, quindi da domani al massimo lunedì ritorneremo alla normalità. Quindi se è questione di oggi e domani la cisterna l'hanno pulita, l'acqua dell'acquedotto è arrivato, l'operaio del cantiere al lavoro, il quadretto MG lo ha risolto, per cui voglio dire non dovrebbero esserci ulteriori impedimenti. Ho capito. Va bene, allora Presidente, le chiedo cortesemente se domani dovessimo avere sentore di aprire anche nel pomeriggio, che lei si mette in contatto con il dottor Conigliaro, se me lo può fare sapere, che io avviso questa persona di recarsi in circoscrizione, altrimenti lunedì. Sì, va tra bene. L'altro io ho avuto lo stesso problema con diversi utenti, ma devo dire che il personale, in particolare
la signora Provenzano e la signora Cucinella avevano dato comunque la disponibilità ad andare in ufficio per risolvere il problema. Ecco, ecco. Però giustamente devono essere autorizzati. Io certo. Metto pure nei panni del dottore certo, Maria, certo, certo. C'è un problema igienico-sanitario, ovviamente non posso... Presidente, io penso che un'ora si poteva autorizzare un dipendente per le cose urgenti, solo per questi però motivi. Però non essendoci acqua, in un momento in cui c'è la pandemia, i locali non sono puliti, eccetera, giustamente ci sono problemi. E poi le organizzazioni sindacali, lo sapete che sono molto attente a questa cosa. Certo, quindi certo. Speriamo che nel giro di qualche giorno, io mi auguro entro domani, ma al limite massimo lunedì mattina, si possa risolvere il problema in modo tale da essere operativi al 100%, e magari chiederemo alla signora Provenzana, alla signora Cucinella, di fare uno sforzo maggiore invece di andare in ufficio, perché per ora sono anche in lavoro agile, invece di andare in ufficio due volte a settimana, magari la prima settimana vediamo se possono andare ogni giorno in modo tale da smaltire tutto il lavoro arretrato che si è accumulato. Va bene, grazie. Presidente, mi tenga informato cortesemente. Prego. Grazie. E allora... Grazie, dottore Conigliaro, grazie anche a lei. Ma di nulla. E allora, consiglieri, nelle more che si possano dirimere le questioni relative alle commissioni consiliari e poi... diciamo dopo al termine della seduta magari chiederemo al gruppo misto se ci sono novità in tal senso, volevo procedere con la visto che tutte le proposte di delibera dovrebbero passare alle commissioni, procederei col punto 8 con le mozioni ed in particolare la mozione punto B, consigliere Di Vincenti, intitolazione pista di pattinaggio via Uteri a San Giovanni Paolo II, protocollo 430. Un attimo che la sto... l'ho aperta per condividerla a video. Di mozione oggetto intitolazione della pista di pattinaggio di via Salvatore Auteri a San Giovanni Paolo II. Lo scrivente consigliere circoscrizionale Giuseppe Di Vincenti chiede alle signorie vostre in indirizzo di aprire una discussione costruttiva sull'oggetto della presente mozione e spera che la stessa venga approvata da questo consiglio. Credo che l'eventuale approvazione di questa mozione e la sua successiva attuazione sarà uno tra gli atti più importanti di questa nostra consiliatura. Intitolare la pista di pattinaggio di via Salvatore Auteri a San Giovanni Paolo II, che è stato il 264esimo Papa della Chiesa Romana, dal 16 ottobre 1978 al 2 aprile 2005. Anch'egli in gioventù ha praticato diversi sport come lo sci, le lunghe passeggiate in montagna, il canottaggio, il nuoto e il calcio, e ha mantenuto vive queste passioni anche da Papa, concedendosi qualche blitz sulle vette italiane per sfrecciare sulla neve o concedersi delle salute ripasseggiate. Firmato dal consigliere Giuseppe Di Vincenti il 16 maggio 2021, acquisita gli atti con protocollo 431. Grazie, dottore Conigliaro. Consigliere Di Vincenti, prego. Signori, buongiorno. Intanto lo dico, io metto qua via la pista di pattinaggio via Salvatore Auteri perché via Salvatore Auteri perché il numero civico, l'entrata principale è via Salvatore Auteri, anche se tutti lo conosciamo come la pista di pattinaggio di via Mulè. Ma dico per correttezza, ho dovuto scrivere l'ingresso principale. Allora, siccome questa pista di pattinaggio è una pista non intitolata a nessuno, tutti la conosciamo come la pista di pattinaggio di via Mulè, mi è venuto in mente di intitolarla secondo me, al più grande papa che abbiamo avuto, all'uomo che è stato l'uomo del XX secolo, cioè Giovanni Paolo II. Perché proprio a lui? Perché intanto mi era venuto in mente anche dall'idea del consigliere Tussolino, dice la via, intitoliamo al padre Mazzola, e a questo punto facciamo pure la pista di pattinaggio in quella zona ad un altro operato come Giovanni Paolo II. Anche perché lui, perché anche lui in gioventù, prima di diventare papa, prima di diventare, quando era un semplice prete, praticava lo sport quando era in Polonia. Come ho detto, praticava lo sci,
lunghe passeggiate, il canottaggio, il nuoto, il calcio, un grande sportivo. E anche questo l'ha praticato la Papa, infatti i più vecchietti si ricordano di noi che il Papa un paio di volte era stato anche visto sfrecciare sulle piste di neve dell'Italia, e c'è proprio un ricordo di un ragazzino che, messo in coda, aveva visto il Papa, chiedendogli se lui era il Papa, gli ho detto che era rimasto un pochettino incredulo. E poi anche durante gli anni si è visto i vari film dove il Papa saliva in montagna a farsi queste passeggiate, o anche sfrecciando lungo le piste di pattinaggio. Dico, Gianni Paolo II, dico, per quanto riguarda per me e per tutti quelli della mia età, dai 30 anni in su, è stato veramente una grande figura. Non è che non è anche il Papa Paolo Francesco, ma per noi è stato il Papa per antonomasia, colui che ha fatto. Colui che era insieme ai giovani, colui che è stato lui il fondatore delle giornate della gioventù, perciò sempre in mezzo ai giovani. Perciò dico, mi è venuto proprio subito dal cuore pensare proprio a lui, all'introduzione di questa pista di pattinaggio, uno che è stato tra i giovani, uno che è stato anche uno sportivo. Perciò chiedo al Consiglio se anche loro sono d'accordo all'approvazione di questa mozione. Grazie. Posso, Presidente? Grazie, consigliere Di Vincenti. Consigliere Tuzzolino, prego. Consigliere Tuzzolino, prego. Ah, scusate, non avevo acceso il microfono. Dicevo, Presidente, mi viene anche naturale l'approvazione di questa. Considerando che il Consiglio ha approvato già una precedente mozione che riguardava l'intitolazione a Monsignor Mazzola, diciamo, mi viene naturale a sostenerla e approvarla. Peraltro, dice bene lui, Papa Giovanni Paolo II è stato un Papa molto vicino alla società, ai temi sportivi. Anche lui stesso ne è stato testimonianza in gioventù. Quindi mi sembrerebbe anche un esempio importante di uomo di chiesa, ma anche di sport, che lo possiamo annoverare fra i più importanti nell'era della chiesa moderna. Noi si capisce anche dalla passione con cui il consigliere Di Vincenzo espone la questione, che c'è un legame molto forte, sia umano che religioso, nella figura di Paolo II. Come dire no a questa intitolazione? Mi sembrerebbe veramente una cosa controtendenza. Per cui la scelta mi sembra che sia caduta su un personaggio, se mi passate il termine, su un uomo importante dell'era moderna, per cui sono totalmente d'accordo all'intitolazione della pista e all'approvazione della mozione. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Tuzzolino. Ci sono interventi? Consigliere Di Sì, posso, Bello. Presidente? Prego. Sì, grazie. No, Presidente, intanto accolgo con positività la proposta del consigliere Di Vincenti, poco da dire o da aggiungere sulla figura di Giovanni Paolo II, che dico, credo che nessuno di noi abbia bisogno di andare a recuperare cosa ad oggi è e che cosa è stato e che cosa ha fatto e che ricordo hanno tutte le persone di lui. Quindi su questo, diciamo che a differenza della precedente mozione, che magari potevamo conoscere o meno la storia della persona che allora prospettò il Consiglio di Vincenzi, su Giovanni Paolo II credo che nulla da eccepire, nulla da chiedere, posso solo che con proprio un senso di affetto che anch'io ho nei confronti dello stesso per svariati motivi, sono un'emozione a dire che posso essere solo che favorevole alla mozione. Ringrazio
consigliere Di Vincenti per quanto proposto. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. Ci sono interventi? Posso intervenire, Presidente? Vicepresidente, però. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Dico, l'intitolazione della pista di pattinaggio a una persona di questo spessore, anche storico, diciamo che potrebbe essere un onore per la nostra circoscrizione avere una pista intitolata a Papa Giovanni Paolo II. Dico, penso che per noi sarebbe una notizia che ci inorgoglierebbe sicuramente per quello che ha comportato Giovanni Paolo II, non solo nella vita cattolica e religiosa, ma anche nella vita politica e sociale di tutto il mondo, non solo dell'Italia. Quindi io sono d'accordo alla mozione del consigliere Di Vincenti, sperando che il Comune possa tenerne conto ed attivarsi per l'intitolazione. Grazie. Grazie Vicepresidente. Ci sono interventi? Consigliere Sinopoli, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Solo per la dichiarazione di voto, io non posso che essere totalmente favorevole a quella che è l'iniziativa proposta dal consigliere Di Vincenti di intitolare la pista di pattinaggio a una persona così, così splendida e così importante come è stato il nostro Papa negli anni scorsi. Grazie consigliere Sinopoli, ci sono interventi? Ok, non ci sono interventi. Allora, anch'io volevo esprimere il mio apprezzamento per questa mozione, che devo dire è una mozione che mi emoziona, scusate il bisticcio di parole, perché Papa Giovanni Paolo II per me è stato il Papa dei Papi, colui il quale ha con le azioni quotidiane mosso i cuori e i sentimenti di tutti noi. Ricordiamo le sue opere e non ultimo il suo darsi agli altri, anche quando le condizioni di salute erano precarie, con un filo di voce e con un filo di forze, comunque ha mantenuto la sua carica fino all'ultimo giorno. Peraltro Papa Giovanni Paolo II, anche quando prima ancora che diventasse Papa, lo accennava il consigliere Di Vincenti, si è sempre contraddistinto per le sue azioni sociali e politiche, permettetemi di dirvi. Ha combattuto una vigorosa azione politica contro il comunismo e contro l'oppressione politica dell'ex Unione Sovietica. Ricordate che lui era polacco e quindi ha vissuto in prima linea gli effetti negativi di quel regime, combattendo con tutte le sue forze contro le oppressioni dell'Unione Sovietica. Nella sua vita si è poi contraddistinto per alcune fra le più importanti battaglie, ovviamente difendendo alcuni principi cardini della Chiesa, come l'aborto, il contrasto all'aborto e all'eutanasia, e anche altri principi
importanti del suo pontificato. Come diceva il consigliere Di Vincenti, ha creato le giornate mondiali della gioventù, che era, diciamo, è stata una rivoluzione nel panorama ecclesiale mondiale, perché i giovani da tutto il mondo si ritrovavano anno per anno in luoghi sperduti del nostro pianeta per professare la fede e per ascoltare le parole del Santo Padre. La intitolazione della pista di pattinaggio certamente, diciamo, è un fatto naturale, tenuto conto che, non so se tutti lo sapete, Papa Giovanni Paolo II era considerato, detto l'atleta di Dio, proprio per le sue passioni sportive in gioventù, come lo sci, il nuoto, il canottaggio, il calcio, ma anche e soprattutto l'amore per la montagna, che continuò a praticare fin quando la salute glielo ha permesso. Quindi siamo veramente felici se la pista di pattinaggio possa essere intitolata a Giovanni Paolo II, e quindi ovviamente il mio voto sarà favorevole. Però, a fronte di questo, io volevo, diciamo, aprire una parentesi anche sul destino della pista di pattinaggio. È da un po' di mesi che, come tutti voi sapete, la pista è chiusa per mancanza di personale e non viene ripulita neanche dalle erbacce, nonostante vi sia stato l'impegno da parte dell'assessore e da parte della dirigente del settore a ripulirla. Tutto questo non è avvenuto. Peraltro, qualche giorno fa, non so se voi lo avete letto, l'amministrazione comunale si è resa protagonista di un atto di giunta dove dà mandato ad una commissione di elaborare una serie di proposte per l'affidamento di alcune strutture sportive della città di Palermo a private, ad associazioni, al CONI, eccetera. La pista di pattinaggio di Via Mulè rientra fra questi impianti. Allora, io, come voi sapete, all'inizio pensavo che gestione della pista di pattinaggio doveva rimanere pubblica e quindi comunale, visto e considerato che nella precedente gestione, la pista non è che avesse avuto, diciamo, lo slancio che ci si poteva aspettare. Oggi come oggi devo dire che sto in un certo senso rivalutando la questione, perché piuttosto che vedere la pista chiusa, quantomeno capiamo se ci sono le condizioni per poterla affidare ad associazioni sportive che hanno titoli, ovviamente, a gestire la pista. In tutto questo, però, credo che dovremmo farci promotori di un'iniziativa, tenuto conto che il nuovo regolamento, comunque, da questo punto di vista è molto ampio rispetto anche alla gestione degli impianti sportivi. Secondo me dovremmo spingere l'assessorato eventualmente a destinare la gestione della pista alla circoscrizione, che con le sue maestranze potrebbe certamente tenerla aperta e occuparsi della manutenzione. Penso che sicuramente una gestione locale, territoriale, di quartiere, di questo impianto sportivo, con l'ausilio di parrocchie, associazioni e semplici cittadini, potrebbe certamente migliorare la gestione e dare alla cittadinanza quei servizi che certamente si aspettano in questo senso. Questa, diciamo, è la mia opinione, ma ovviamente su questo apriremo poi un dibattito e cercheremo di affrontare la questione
anche a 360 gradi. Non so se aveva chiesto di intervenire il consigliere Sinopoli, di nuovo. Sì, Presidente, posso? Prego. No, sì, perché mi Prego, consigliere. ero riservato di dirlo nelle comunicazioni, però già posso? Mi sente? Sì, Mi sentite? sentiamo. Sì, Ah, sentiamo, no, prego. dicevo, mi ero riservato di dirlo nelle comunicazioni, però visto che si è staccato questo tema. Volevo dire, Presidente, che nei giorni scorsi, appunto per quanto riguarda la problematica vista di pattinaggio, ma di questo ne avevo parlato anche con il consigliere Tuzzolino, siccome giornalmente la gente si lamenta, appunto, come diceva lei, che è chiusa, ma delle erbacce che oramai non permettono neanche ai bambini più di giocare con quello che ci sono le giostre, eccetera, mi sono messo in contatto con l'assessore Petralia, dopodiché l'assessore, perché appunto volevo fissare sul posto un sopralluogo appunto per evidenziare all'assessore, ma lui mi ha detto che ha conoscenza, al che ho detto allora perché non si provvede subito, visto che diciamo adesso i tempi ce lo consentono e visto che una valvola di sfogo per il quartiere, questa pista, ed è un peccato tenerla chiusa, avevo chiesto un incontro o addirittura compatibilmente con i suoi impegni di aprire una seduta di commissione davanti alla pista. Lui ha voluto, mi aveva detto pure che avremmo invitato anche il dirigente di Villa Giardini, la dottoressa Di Trapani, e ha voluto una richiesta ufficiale fatta da me. Io la richiesta l'ho mandata e attendo risposta. Dico, lui, non so se di facciata, non so, a quello che era al telefono mi ha dato piena disponibilità. Quindi siamo in attesa, vedete. Perché fino a ieri, ma questo lo sa bene pure il consigliere Tuzzolino che vive là nel quartiere, fino a ieri c'è stata gente che mi ha detto datemi uno zappone che lo pulisco io, dico per dirle, perché appunto dico, è un peccato. Va bene, la disponibilità l'assessore l'aveva data pure 2 mesi fa, insieme alla dirigente del settore sport, ma da allora non ha fatto nulla. Come non ha fatto nulla quando gli abbiamo chiesto eventualmente di destinare la pista di pattinaggio ad impianto polivalente. Quindi diciamo le chiacchiere oramai stanno a zero, vediamo un attimino se riusciamo quantomeno ad aprirla, a tenerla aperta, perché comunque ammesso che l'impianto possa essere affidato a privati, questo ovviamente non può essere fatto nel breve periodo, quindi comunque c'è un periodo di transizione nel quale ovviamente a mio avviso va garantita l'apertura della pista. Va bene. C'era il consigliere Presidente, Tuzzolino? Sì, prego. sì, ma solo per dire, siccome abbiamo aperto un argomento importante, peraltro abbastanza complesso, che merita approfondimento, dico, se possiamo stabilire e concordare una seduta in cui tratteremo questo che della pista di pattinaggio, che non è tanto il disegno, è tanto l'idea dell'amministrazione che la vuole passare a privati. Possiamo riservare una seduta per il Sì, tema. visto che il consigliere Sinopoli, presidente della commissione sport, aveva affrontato l'argomento, diciamo, se eventualmente si può trattare la questione anche nella commissione competente, in modo tale da avere, diciamo, una proposta organica della commissione, e poi su quella magari la commissione può stilare un documento e inviarlo al Consiglio come base di discussione. Va bene, allora detto questo, procediamo alla votazione della mozione per appello nominale. Presidente Moncada, consigliere Favorevole. Buccola, consigliere Favorevole. Bonpasco, Favorevole.
Consigliere Dentici? Astenuto. Consigliere Di Vincenti? Favorevole. Consigliere Lupo? Consigliere Lupo? Consigliere Lupo è collegato? Se non ricordo male, il consigliere Lupo è scrutatore. È scrutatore, sì. Vabbè, finiamo con l'appello e poi eventualmente lo sostituiamo. Lo dovremmo sostituire prima della votazione, visto che gli scrutatori servono a verificare. Lo so, però non ha risposto. Allora, sì. Sostituisco... Consigliere Lupo? Ok, sostituisco il consigliere Lupo al consigliere Sinopoli. Consigliere Ruggero? Favorevole. Vicepresidente Schiera? Favorevole. Consigliere Sinopoli? Favorevole. Io favorevole. Grazie consigliere Lupo. Consigliere Tuzzolino? Favorevole. Scusa, ma non mi puoi dire chi sono gli scrutatori, perché non ci ho capito niente. Gli scrutatori sono i consiglieri Buonpasso, Dentici e Sinopoli. Ok. 10 presenti, 9 favorevoli, 1 astenuto. Allora, l'esito della votazione da presenti 10, favorevoli 9, astenuti 1, il consigliere Dentici, la mozione è approvata. Ok, allora passiamo alle comunicazioni. Volevo chiedere al consigliere Sinopoli, capogruppo del gruppo misto, se c'è una novità in merito alla composizione della commissione consigliare. No, Presidente, al momento nessuna novità, non ci siamo riuniti. Perché, diciamo, ieri non c'è stata la possibilità, perché molti avevano impegni, c'è chi era pure fuori Palermo di pomeriggio, quindi non c'è stata possibilità. Va bene, io comunque penso in giornata dovrò inviare la richiesta di pareri alle commissioni competenti relativamente alle proposte di delibera che sono all'ordine del giorno. Ovviamente io lo invio ai presidenti, dopodiché poi vedremo un attimino qual è l'iter che dobbiamo seguire. Ok, ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri? Ok, non essendoci comunicazioni, invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione, chiudo la seduta e vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:30. Buona giornata.